continuiamo a disegnare. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Seconda lezione del corso di disegno, sempre con il mio piccolo aiutante. Oggi siamo qui per parlare del chiaroscuro. Quanti modi ci sono? Come si fa? Come si passa la matita? Scopriamolo subito. Passiamo sul piano da lavoro e andiamo a scoprire le mille ombre del chiaroscuro. Ed eccoci giunti alla seconda lezione del corso di disegno. Oggi parleremo del chiaroscuro. Il chiaroscuro trattato con le diverse tipologie di materiali, quindi grafite, sanguigna e anche colore, e le tipologie di chiaroscuro, quindi il chiaroscuro sfumato e il chiaroscuro a tratteggio. Non parleremo ancora della teoria delle luci perché prima voglio farvi impossessare della tecnica per poi andarla ad applicare in un contesto di forma, cioè preferirei che voi arrivaste già alla forma avendo una manualità tale che possa soddisfare le vostre esigenze da disegnatori. Allora, differenza fondamentale tra un chiaroscuro sfumato e un chiaroscuro a tratteggio. Il chiaroscuro sfumato è quel chiaroscuro in cui i tratti della matita non si vedono, ma appunto, come dice la parola stessa, sono sfumati, sono fusi tra di loro. Quindi, facendo senza nessuna forma, partendo con un passaggio molto morbido di matita, andremo a intensificare le zone che vorremmo e andremo a dare quindi maggiore intensità nelle zone poste più in ombra, ma in maniera così sfumata, degradata. Quindi andremo a apporre maggiore quantità di grafite nelle zone che vorremmo più scure e sarà una sorta di sovrapposizione di colore per stratificazione. Passeremo più volte e in maniera leggermente più tenace dove vogliamo che siano leggermente più tenace, senza scavare, dove vogliamo che siano i toni più scuri, mentre saremo molto più lievi nel passaggio dove vogliamo i toni intermedi e passeremo anche meno volte e andremo ad avere poi un'applicazione veramente quasi impercettibile lì dove vogliamo che i toni rimangano più chiari. Ok, più volte passeremo sullo scuro, più questo si intensificherà. Naturalmente, aiutandoci anche con la numerazione delle matite, potremo sempre di più intensificare gli scuri. Per esempio, adesso sto usando una 8B, aggiungendo materia grassa, lì dove vogliamo una resa più scura. Come potete vedere, io spesso cambio anche il verso del mio passaggio, ma questo è del tutto ininfluente perché tanto il tratto della matita su un chiaroscuro così sfumato non si vede. Per amalgamare tutta la sfumatura e soprattutto per fare in modo che anche nel foglio ruvido non rimangano delle zone non permeate dalla grafite e quindi far entrare la grafite anche nella parte più profonda, potete usare o uno sfumino o molto più semplicemente una cosa che abbiamo tutti a casa, è un semplicissimo tovagliolo di carta che potrete avvolgere al dito e usare a mo' di sfumino. E con dei movimenti rotatori e ben controllati, mi raccomando, andare a sfumare il vostro lavoro. E una volta sfumati i toni, andare a reimmettere graffite lì dove vogliamo che il tono risulti ancora scuro. Io ho semplificato col tovagliolo di carta perché tutti ce l'avete. Se volete vi fate uno sfumino, il video su Arte per te c'è, ve lo metto qua, cliccando accederete direttamente e quindi andrete di nuovo ad intensificare mentre andrete ad alleggerire i toni tamponando con la gomma pane. E andremo anche a nettare e pulire i contorni qualora volessimo
nettarli, appunto. La gomma pane è un'alleata fondamentale del chiaroscuro sfumato. Mentre per quanto riguarda il chiaroscuro a tratteggio, il chiaroscuro a tratteggio è l'esemplificazione, diciamo così, del chiaroscuro a tratteggio è questa. Per intenderci, un chiaroscuro a tratteggio è fatto di tanti tratti trasversali vicini l'uno all'altro. Naturalmente questi tratti trasversali possono essere fatti in un verso piuttosto che in un altro, non hanno un verso prestabilito e possono essere anche incrociati. Delle linee trasversali che andranno ad incrociarsi in maniera tale da creare una trama fitta dentro cui appunto poi si andranno ad intensificare sempre di più alcune zone per lasciarne più leggere altre. Ora, per quanto riguarda invece un chiaroscuro sfumato, si può anche un chiaroscuro a tratteggio sfumato si può anche avere. Quindi facciamo un chiaroscuro a tratteggio, possiamo anche intensificarlo abbastanza e poi anche qui con la gomma pane possiamo tamponarne le estremità per farlo degradare e meno tenacemente tamponerete, più a gradazione verrà la sfumatura. Quindi chiaroscuro sfumato, chiaroscuro a tratteggio. Non è un buon chiaroscuro, un chiaroscuro ad X. Cosa intendo per chiaroscuro ad X? Una cosa di questo genere. E poi dall'altra parte proprio così. No, questa cosa è una griglia, non è un chiaroscuro e non va bene, quindi assolutamente no. Allora, per quanto riguarda invece il chiaroscuro, è un'altra cosa molto bella del chiaroscuro è che il tratto deve essere lungo e libero, lungo e libero, lungo e libero. Questa cosa così, che sa molto di peloso, non va bene. Altra cosa che non va bene. Allora, passiamo adesso alla sanguigna. Allo stesso modo, la sanguigna può essere trattata sia per un chiaroscuro sfumato a degradare, quindi in questo caso possiamo anche con questa poi sfumare, ok? Ho usato lo sfumino, io oggi non lo userò appositamente perché stiamo cominciando e quindi non è necessario avere tutti gli strumenti e voglio farvi vedere come non avendoli si può anche fare. Io ce l'ho qui ma non lo uso appositamente, ma diciamo che il chiaroscuro migliore della sanguigna è quello dato a tratteggio, proprio per il suo tratto più grezzo, per il suo essere così vibrante, per il suo essere così grassa, e allora un tratteggio è quello dove si esplica in maniera migliore. Un buon chiaroscuro a tratteggio può essere dato per esempio in un caso come quello di una sfera, da un passaggio che poi può essere ridefinito, voilà, e quindi dare vita a una situazione appunto di volumi data appunto da dei semplici tratti. Fermo restando che un chiaroscuro sfumato può essere integrato comunque sempre con dei tratti. Anzi, la combinazione dei due chiaroscuri di solito è quasi sempre la carta vincente, sia per quanto riguarda la sanguigna che per quanto riguarda la grafite. Guardate come si sono arricchiti. Adesso qui non stiamo disegnando niente. Un'altra cosa che vi volevo fare vedere invece è il carboncino, che è un mondo a sé. Io qui ho un carboncino nero e per quanto concerne il carboncino nero, lo sfumato non si dà dal passaggio più morbido, quindi ve lo simulo qui, da un passaggio più morbido a un passaggio più duro, perché il carboncino non vi darà questa possibilità di stesura. È molto spesso, è molto grezzo, è molto volatile, quindi non vi darà questa possibilità. Per uno sfumato allora noi decideremo quindi il tratto che coloreremo, come in questo caso, e poi o con lo sfumino
che in questo caso adopero, spanderemo la grafite in maniera tale da crearci un chiaroscuro degradante nella cromia. E lì dove vogliamo intensificare basterà ridare un tocco di carboncino e ridistribuire il colore in maniera, visto, uniforme. E anche qui la fanno da padrona sia nel carboncino che anche nella sanguigna la gomma pane. Specialmente nel carboncino la gomma pane esplica tutta la sua potenzialità, perché lo porta via con grande facilità. E anche nella sanguigna, voglio farvi vedere, voilà, vedete come fa uscire subito il punto luce in maniera delicata, portando via piano piano quello che è d'eccesso. Quindi vedete come nel carboncino non è più la forma che si dà al passaggio della matita, ma è semplicemente la forma che viene data al passaggio poi dello sfumino. Se volessimo utilizzare il carboncino in maniera come una matita, lo useremmo solamente appunto per tracciare delle linee, oppure anche un chiaroscuro dato a tratteggio, ma in questo caso non dovremmo sfumare, perché se lo sfumassimo perderebbe il tratto del tutto. Potremmo arricchire quello che abbiamo fatto comunque con dei colpi anche qui di carboncino dato così linearmente e poi fissare il tutto. Per quanto concerne i colori, prendiamone uno per tutti, e quando mai io non prendo un blu. Allora, la stessa identica cosa, il chiaroscuro sfumato si darà grazie alla sovrapposizione della cromia, quindi primo strato leggero, i tratti non si vedono, e poi piano piano si andrà ad intensificare il passaggio. Come vedete, io tendo prima a definire gli scuri, specie col colore, e poi a spandere la sfumatura nell'altra parte. E anche qui ci si può spingere dando degli effetti di gradazione veramente intensi, senza che il verso della matita risulti evidente, e soprattutto senza che il tratto della matita sia appunto evidente, ma semplicemente degradando il tono del colore con minori o maggiori sovrapposizioni di essi, o minore o maggiore pressione del colore stesso. Per arrivare ai bianchi ci aiuteremo anche in questo caso con la mitica gomma pane, che come vedete aiuta notevolmente nel degradare il nostro chiaroscuro, qualora avessimo esagerato in alcuni punti o volessimo tirare fuori dei bianchi. Anche per questo il chiaroscuro a tratteggio si fa nella medesima maniera, e quindi anche a tratteggio incrociato, o come vi dicevo prima, possono essere combinati i due chiaroscuri, che è il mio metodo preferito, perché alla velocità del tratto, in pratica il tratteggio rende tutto più dinamico, più veloce, mentre la sfumatura rende tutto più morbido e più accogliente, insomma, nel disegno. Quindi con queste prove tecniche io vi saluto e vi assegno un esercizio. Creiamo dei quadrati, dei semplicissimi quadrati, e facciamo un chiaroscuro sfumato, un chiaroscuro a tratteggio e un chiaroscuro combinato. Proprio fatevi delle semplici grigliette piccoline, un 3 cm x 3 cm, così, in cui fare uno sfumato, in cui fare un tratteggio e in cui fare un misto. E per il tratteggio allenatevi, se la vostra mano propende più per un tratteggio lineare,
quindi ad un solo passaggio, o per un tratteggio incrociato. Per esempio, io sono più da tratteggio lineare che non da tratteggio incrociato. Questo dipende dalla perizia della vostra mano, nel senso, se siete più liberi, sicuramente l'incrociato vi piacerà di più. Molte delle cose di cui vi ho parlato oggi le potete trovare, se volete una bibliografia spicciola, rapida da avere, molto semplice da avere, in questo periodo in edicola. E sfogliando vari fascicoli ho trovato, però non in un'unica lezione, ma in pillole separate, per esempio la sanguigna e i tratti della sanguigna, il carboncino e i tratti del carboncino, mentre poi nel fascicolo numero 6 il gioco di ombre con i colori, insomma tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, ma in maniera più frammentata, in modo da poter essere approfondito singolarmente. E questa collana ci farà compagnia anche lei nel corso di disegno, oltre la Betty Edwards, oltre varie bibliografie che di volta in volta vi citerò. Spero che questa lezione fino a qui vi sia piaciuta, ve ne parlerò la prossima volta, parleremo delle luci e delle ombre e poi in seguito parleremo della sovrapposizione delle miscellane e dei colori nel disegno. Bene, andiamo di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Avete visto? Non c'è un chiaroscuro, ci sono tanti chiaroscuri e possono essere anche combinati tra loro. Quindi allenatevi su dei semplici pezzi di carta a fare tutte le gradazioni. Arriverà il momento in cui mettere in pratica tutte le nozioni che state imparando. Ogni giovedì sul corso live sulla pagina Facebook di Arte per Te vi aspetto, vi metto il link qua sotto nel box di informazioni. C'è il corso di disegno ogni giovedì, quindi potrete partecipare al corso di disegno. Se non siete già parte del corso, collegatevi giovedì alle 21 sulla pagina Facebook di Arte per Te e capirete come funziona questo corso totalmente gratuito in cui i progressi sono tangibili. Ho stuoli di testimoni a poter suffragare questa tesi. E allora vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook, vi aspetto sempre su Instagram, link qua sotto, e vi aspetto sempre su 2cuoreunaK. Iscrivetevi anche al mio secondo canale. E allora a me non mi rimane che rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci e divertitevi a disegnare! Yeah.